Ma sicuramente per la memoria di Riccardo, oggi ricordiamo che è il compleanno di Riccardo, il 17 giugno, è il suo settimo non compleanno di fatto, perché sono 7 compleanni senza Riccardo. Noi, il nostro impegno è a favore dei diritti umani perché non risucceda più quello che è successo a Riccardo. Inutile dire che in questi giorni il caso George Floyd nel vostro immaginario che cosa ha creato? Ha creato un rivivere quello che è successo a Riccardo, ha creato ripensare a quel ginocchio sul collo, a non poter respirare, alle richieste di aiuto non ascoltate, in più a un percorso processuale in cui i carabinieri erano stati condannati nei 2 gradi di giudizio, primo e secondo grado, e un colpo di spugna in Cassazione con una sentenza vergognosa che di fatto ha assolto i carabinieri intervenuti. Dopo la Cassazione voi siete andati avanti alla Corte di Giustizia Europea, c'è questo ricorso? Abbiamo fatto ricorso, siamo stati ammessi e ora aspettiamo quando sarà la data del processo. Noi siamo molto fiduciosi perché sappiamo come si sono comportati e crediamo che i diritti umani vengano rispettati a Strasburgo.